La Voce 24 News. Italia. Gli stipendi dei medici italiani in formazione specialistica si collocano al quinto ultimo posto in Europa. Salerno. Dopo i disagi al traffico cittadino della scorsa notte, per l'arrivo del carico eccezionale destinato nuova linea alta velocità, è la volta del passaggio in autostrada, giorni e orari. Vallo di Diano, Salerno. Presso la sede della comunità montana consegnata dal GAL la segnaletica per il Cammino del Negro. Vallo di Diano, Salerno, continuano i furti. In azione nuovamente la banda dei supermercati. Eboli, Salerno. TAR accoglie il ricorso del sindaco Mario Conte e boccia il maxi ospedale progettato dalla regione a Battipaglia. Italia. Gli stipendi dei medici italiani in formazione specialistica si collocano al quinto ultimo posto in Europa, al di sopra solo di Spagna, Grecia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Olanda, Germania, Austria e Svezia mostrano invece da subito, appena dopo inseriti nel mondo del lavoro, un forte investimento nella remunerazione per fidelizzare e valorizzare il professionista. L'analisi si basa sui dati forniti dai sindacati e dalle associazioni mediche di 21 paesi europei. Le ragioni economiche non sono però le sole per cui i dirigenti medici sono spinti a lasciare gli ospedali. Le condizioni di lavoro sono penalizzate da mancate assunzioni, scarse possibilità di carriera inficiate da scelte politiche che non premiano il merito, mancato rispetto dei contratti sottoscritti, deficitaria sicurezza dovuta al crescere delle aggressioni, denunce civili e, o penali. Campania News. Salerno. Dopo l'arrivo, con i disagi al traffico creati alla città, di alcuni pezzi della talpa perforatrice per la galleria della nuova linea alta velocità, è la volta del passaggio in autostrada, ecco giorni e orari. Per agevolare il passaggio del trasporto eccezionale, le limitazioni al traffico saranno così distribuite: dalle 23:30 del 15 novembre alle 04 del 16 novembre, chiusura della carreggiata sud tra il chilometro 3,400 e il chilometro 0,500. I veicoli in direzione sud dovranno uscire all'altezza dello svincolo di Baronissi e potranno rientrare in autostrada presso lo svincolo di Salerno Est fratte A2 diramazione Napoli. Dalle 23:30 del 16 novembre alle 04 del 17 novembre, chiusura della carreggiata sud tra il chilometro 18,425 e il chilometro 28,300. In questo caso, i veicoli saranno deviati allo svincolo di Ponte Cagnano Nord e proseguiranno sulla SS18, con possibilità di rientrare in autostrada allo svincolo di Battipaglia. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Pronto ANAS al numero verde 800 84 11 48. Vallo di Diano, Salerno. Presso la sede della comunità montana Vallo di Diano a Padula, è stata consegnata dal GAL la segnaletica di servizio per il primo cammino turistico del Vallo di Diano, il Cammino del Negro. Avviato il protocollo d'intesa per la promozione del turismo outdoor firmato lo scorso marzo tra il GAL Vallo di Diano, la città del quarto paesaggio, e la comunità montana. Continuiamo la sinergia tra gli enti comprensoriali e puntiamo allo sviluppo della mobilità lenta, migliorando la qualità e la sicurezza dei nostri sentieri, ha dichiarato il presidente della comunità montana, Vittorio Esposito. Angela D'Alto, presidente del GAL, ha poi aggiunto: i prossimi passi vedranno gli enti collaborare sulla promozione e sulla realizzazione di contenuti e mappe cartografiche dei tracciati, e vedrà il GAL donare ai comuni richiedenti idonea segnaletica per valorizzare i propri sentieri. Il Cammino del Negro è un tracciato ad anello lungo l'antico fiume Negro. Si sviluppa per 145 km, 12 tappe e 15 borghi. Da Sanza luogo di partenza, passa per il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, la Certosa di San Lorenzo a Padula e le grotte di Pertosa ed Auletta. Vallo di Diano, Salerno, continuano i furti. In azione nuovamente la banda dei supermercati, ingenti i danni nell'attività commerciale presa di mira. È stata la volta del supermercato di Polla, i ladri hanno divelto la saracinesca del supermercato, ma appena all'interno si è attivato il sistema di allarme. La banda di ladri quindi è stata messa in fuga senza bottino. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina che hanno avviato gli accertamenti del caso. Eboli, Salerno.
TAR accoglie il ricorso del sindaco Mario Conte e boccia il maxi ospedale progettato dalla regione a Battipaglia. Il TAR boccia il piano regionale di programmazione della rete ospedaliera della Campania, nella parte che prevede l'ampliamento del presidio ospedaliero di Battipaglia e il declassamento del nosocomio di Evoli. Abbiamo dimostrato che avevamo ragione su tutta la linea. La decisione di costruire un nuovo ospedale a Battipaglia, che avrebbe assorbito tutti i posti letto e tutte le funzioni di presidio sanitario dell'intera Valle del Sele, era basata su presupposti errati, come sancito dal TAR. Gli atti impugnati erano in totale contraddizione con l'impegno della stessa regione che sta rimodernando l'ospedale di Evoli. Impegno mantenuto e del quale ringraziamo il presidente De Luca. Se si vuole lavorare verso la futura realizzazione dell'ospedale unico della Valle del Sele, conclude Conte, bisogna trovare un accordo con i comuni coinvolti. La voce del Meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.